Questo è il terzo appuntamento di tre laboratori che abbiamo organizzato attraverso il bando PCP attivi, che poi si è arricchito con laboratori al basso, quindi potendo avere qui dei docenti anche stranieri. Saranno tre giorni dedicati all'illuminazione urbana con un approccio sociale. Abbiamo degli invitati che sono Vassili Tovros di Before Light, che viene dalla Grecia, e ci inizierà lui illustrandoci la loro esperienza. Elettra di Social Line Movement, che anche lei ci parlerà della loro esperienza, quello che hanno fatto come collettivo e anche come individualmente. Federico Favero da Stoccolma, poi dopo facciamo le presentazioni. E sabato ci sarà Roger Narboni, che è un lighting designer, sì. Un lighting designer, uno dei principali lighting designer a livello mondiale, e autore di vari master plan di illuminazione urbana in tutto il mondo. Quindi un po' un riferimento nell'illuminazione urbana, anche tenendo in conto fattori di identità, fattori specifici del luogo in cui si farà l'installazione. E il collettivo Lupercales da Barcellona, con cui collaboro, che saranno anche loro, ci illustreranno le loro esperienze come di installazione, e saranno i tutor per il nostro progetto pratico. Questo laboratorio si iscrive dentro una iniziativa più grande che si chiama il P-Light, di cui spero che più tardi insomma parleremo con In Culture, il progetto In Culture e Città Fertile, che in questo momento ancora non sono arrivati. Il P-Light è uno studio di 10 mesi sulla piazza di Melpignano, e quindi tutto quello che faremo oggi sarà un tassello di questo grande progetto. Più tardi scopriremo come. Sì, dopo spiegheremo un po' più dettagliatamente il processo. Semplicemente introdurvi che questa è una fase di un processo più lungo, per cui siamo partiti da uno studio di fattibilità con In Culture di una piazza specifica come Melpignano. Abbiamo fatto un processo di osservazione dei cittadini per individuare criticità e punti forti, e una pre-progettazione partecipata con i cittadini e le amministrazioni, e questo workshop è per fare una dimostrazione pratica e giocare un po', fare un'esperienza immersiva anche con i partecipanti, con i cittadini, per capire la luce come può cambiare uno spazio urbano. Per cui partiamo da esperienze di collettivi e professionisti di riferimento a livello internazionale e facciamo la nostra esperienza qua a Melpignano. L'ultima cosa, volevo dire che questo è il terzo appuntamento di un ciclo di tre workshop. Nel primo abbiamo analizzato la città, i risultati sono latenti nella Lecce difficile, a cui hanno partecipato anche i ragazzi del suo Ciardo, che sono qui, alcuni sono qui presenti. Il secondo appuntamento è stato l'applicazione di luci alla bici, fatto a Lecce il mese scorso, e questo è sulla piazza, quindi la luce come può intervenire sulla città, questo è il tema, il leitmotiv. Abbiamo qui anche Contropedale, che è coproponente di questo workshop, che ha organizzato un parco bici per tutti i partecipanti, sono fuori, e credo che possiamo iniziare. Grazie a tutti. Ok, quindi iniziamo con Vassili Tovros di Before Light, che si presenterà adesso da solo farà due interventi, uno con dei casi studio dei loro progetti e installazioni realizzate, e poi un altro in cui spiega come fare un progetto, tutto il processo che c'è dietro per arrivare a una realizzazione anche efficace di un'installazione. Grazie. Όπως είπε και ο Πάολο, είμαι ο Βασίλης. Ο Βασίλης Ντόβρος από τους Before Light. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Allora, grazie per la presentazione, grazie a tutti per essere venuti. Buongiorno, mi chiamo Vassilis Dovros e farò la mia presentazione in greco. Και αριστερά μου έχω τον μεταφραστή μου, ο οποίος είναι Βασίλης επίσης. Alla mia sinistra c'è un interprete che pure lui si chiama Vassilis. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω με μεταφραστή, γι' αυτό συγχωρέστε με αν γενικά θα υπάρξουν μερικά μπερδέματα μεταξύ μας. Allora, chiedo scusa in anticipo perché sarà la prima volta per me ad essere assistito da un interprete, magari ci saranno qualche disguido, qualche incomprensione, quindi chiedo scusa anticipatamente.
Και επίσης είναι η πρώτη φορά που μάλλον θα μιλήσουμε για πάνω από μία-μία μισή ώρα. Ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουμε κάποιο διάλειμμα και κάποια συζήτηση μεταξύ των παρουσιάσεων. Poi sarà la prima volta che dovrò fare una presentazione per più di un'ora, un'ora e mezza probabilmente, e credo che sarà opportuno fare un intervallo e magari aprire un dialogo, cominciare un dibattito. Οπότε θα ξεκινήσω αμέσως. Είμαστε λοιπόν οι Before Light, μάλλον είμαι ένας από τους Before Light. Allora, inizio subito. Stiamo parlando dei Before Light. Io sono uno del collettivo Before Light. Είμαστε 9 τον αριθμό, μετά θα σας παρουσιάσω. Και είμαστε ουσιαστικά ένα group, το οποίο βρισκόμαστε στην Ελλάδα και δρούμε κυρίως σε αυτήν. Allora, siamo di numero, siamo 9 persone come gruppo. Sono 9 persone allora, che appartengono al gruppo Before Light. Fondamentalmente lavoriamo, il nostro campo d'azione è la Grecia. Και αυτό που κυρίως ασχολούμαστε είναι να πειραματιζόμαστε με το φως. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενό μας. Μέσω από την συμμετοχή του κόσμου σε αυτό. Allora, il nostro oggetto principale è sperimentare con la luce, è quello che facciamo fondamentalmente di più, e lo vogliamo fare attraverso la partecipazione attiva della gente. Γι' αυτό και προσπαθούμε στις εγκαταστάσεις μας να υπάρχει συμμετοχή και διάδραση του κόσμου, μέσα από μια διαδικασία που προσπαθούμε να καταλάβουμε και τον ίδιο το χώρο. Allora. Allora, ecco, quindi stiamo... Sì. Come anche far interagire la gente con le nostre installazioni. Quando quindi facciamo le installazioni vogliamo che la gente partecipi e venga coinvolta, interagisca con le installazioni. E lo facciamo anche attraverso l'occupazione dello spazio fisico. Allora, noi ci siamo formati nel 2007 come gruppo, come collettivo. Abbiamo prodotto molte opere, soprattutto in Grecia, ma anche all'estero. Allora, questi sono i Before Light. Possiamo dire che siamo... tutti piuttosto giovani e piuttosto ambiziosi. Allora, fin dal principio, per noi la grande domanda, diciamo, è stata cos'è la luce e come possiamo sperimentare con la luce, perché ci siamo trovati e che cosa vogliamo fare insieme. Ah, quindi sin dall'inizio, dal 2007, dove ci siamo conosciuti in una specie di seminario, una specie di corso per l'illuminazione teatrale.
Quindi abbiamo diciamo, riconosciuto questa nostra predisposizione a formare il gruppo che potesse sperimentare con la luce. Quindi abbiamo compreso che ci interessa un processo che si può collocare before light, prima della luce. Ma anche un processo che si può collocare, si può dire che è per la luce, quindi before light. Gioco di parole. Quindi il nostro primo tentativo fu una piccolissima installazione che abbiamo creato proprio nel 2007. Aveva a che fare con la creazione di un quadro luminoso. Dove gli spettatori potevano azionarlo in modo progressivo. Allora, queste immagini, qua che vedete, sono alcune delle nostre prime installazioni che si possono definire piuttosto naif. Sì, e sin dall'inizio diciamo che siccome il gruppo al gruppo appartengono molte persone che vivono in molti punti diversi. Quindi abbiamo trovato questo modo di comunicare tramite internet, prima tramite il Messenger e poi tramite Skype. Quindi il primo processo importante per noi fu di costruire dei workshop, dei seminari interni al gruppo. E quindi da allora, dal 2007, abbiamo stabilito un incontro annuale ogni volta in un luogo diverso, specifico, per poter affrontare tutti gli argomenti che dobbiamo affrontare. Per cui i primi tre workshop diciamo erano riferiti piuttosto a noi stessi, nel senso che avevamo proprio bisogno di comprendere, capire meglio la nostra identità, e quindi furono chiamati ID, Ego e Super Ego. Mentre i prossimi tre, quelli che seguirono come workshop, era il nostro tentativo di aprirci al resto del mondo. Quindi io vi presento questi workshop, queste modalità, perché ritengo che siano molto importanti per un collettivo, per un gruppo, per riconoscersi e per produrre le sue opere meglio. Και τα επόμενα απλά θα τα περάσω λίγο πιο γρήγορα. Quindi vi posso spiegare nel migliore dei modi il primo workshop per poi capire come sono stati messi in piedi anche quelli che hanno seguito
Però diciamo che darò più peso al primo workshop per spiegare, per farvi capire come funziona, mentre quelli dopo li passerò, diciamo così, un po' in rassegna. Οπότε βασικά σε αυτά τα διήμερα ή τριήμερα workshop έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις, φαγητό και παιχνίδια φωτισμού, παιχνίδια φωτός. Quindi in questi workshop abbiamo un programma pieno dove c'è il dibattito, le discussioni, ovviamente mangiare e bere insieme e poi sperimentare, giocare con la luce. Όπως για παράδειγμα αυτή η φωτογραφία που προσπαθούμε να αντιληφθούμε το φυσικό φως για 30 με 35 λεπτά. Come questa fotografia qua, nella quale diciamo che cerchiamo di capire la luce naturale per circa 30-35 minuti. E pesandas me to nichterino fos anamesa se farmes, anamesa se. Oppure giocando con la luce notturna all'interno di fattorie. Ή παίζοντας με τις αντανακλάσεις και τον πολλό μικρό φωτών σε σχέση με την πόλη. Οπούρα giocando con i riflessi delle tante piccole luci in una città. Μπορούμε να κατεβάσουμε λίγο κάπως να χαμηλώσουμε το φωτισμό, γιατί δεν θέλει. È possibile oscurare ancora di più la sala o no? No. No. Okay. Έχει πολύ φυσικό φως. Ναι, είναι πολύ φυσικό. So. Ας το συζητήσουμε κάτι. Ναι, δεν ξέρω τι θα φαίνεται τότε και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Τέλος πάντων. Εδώ που προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό το σχέδιο της προβολής είναι να παίξουμε το φως που δίνει μια τηλεόραση. Quindi qua stiamo cercando di costruire dei proiettori fai da te, oppure giocare con la luce che emette un televisore. Οπότε, θα ήθελα να δείξω ένα μικρό βιντεάκι από την εμπειρία του πρώτου workshop. Adesso vi farò vedere un piccolo filmatino dalla nostra prima esperienza di un workshop. Βλέπουμε κάποιες δοκιμές για το φως, πάλι το φυσικό φως, σε σχέση με τον άνθρωπο. Qui stiamo facendo delle prove per quanto riguarda la luce naturale e l'uomo. Και απλά το βίντεο δείχνει λίγο τη διάθεση που κυριαρχεί σε αυτά τα workshop. Niente, il video poi qua, il filmatino sta mostrando un po' la nostra disposizione generale a livello di interazione nel workshop. E quindi è anche un'occasione buona per conoscere una ad una tutte le persone, tutti i componenti del gruppo.
Οπότε με αυτή την σύντομη, φαντάζομαι, ελπίζω εισαγωγή για το ποιοι είμαστε και νομίζω ότι πλέον μας γνωρίζετε λίγο παραπάνω. E quindi dopo questa breve, spero, introduzione di chi siamo, chi sono i Before Light. Θα προχωρήσω λέγοντας ότι τα υπόλοιπα απλά workshop, όπως εξηγούσα. Andrò avanti, diciamo, passando un po' in rassegna i prossimi workshop, come vi avevo detto in precedenza. Ήτανε, όπως είπα, ήτανε φάσεις, διαδικασίες, ανάμεσα βέβαια σε διάφορες εγκαταστάσεις που κάναμε. Erano, si trattava di delle fasi, diciamo, di un processo che si svolgeva tra un'installazione e l'altra, che nel frattempo facevamo. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω να μιλάω για τα project, τα οποία προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε με μια ομαδοποίηση σε σχέση με το πώς δουλεύουμε. Quindi adesso comincerei a parlare dei progetti, su come vengono elaborati, nel senso che noi, diciamo, cerchiamo di lavorare in un modo collettivo, stiamo facendo una specie di collettivizzazione. Ακριβώς, per quanto riguarda i progetti. Ναι, γι' αυτό έχω κάνει, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε μια κατηγοροποίηση όλων των project σε σχέση με το αν όλα τα μέλη σκέφτονται, μάλλον συζητούν για την ιδέα και την πραγματοποιούν είτε ατομικά. Quindi qua diciamo che si può vedere una specie di classificazione, di tassonomia, di come partecipano e agiscono i membri rispetto al progetto, diciamo anche a livello di concettualizzazione o di design, di applicazione, eccetera. Οπότε στην πρώτη κατηγορία έχουμε ουσιαστικά τα project που έχουμε κάνει και ενώ όλοι βρίσκονται στη διαδικασία της ιδέας και του σχεδιασμού, στην πραγματικότητα στο τέλος ένα ή δύο άτομα τα πραγματοποιούν. Quindi qua nel punto A diciamo vediamo i progetti realizzati e vediamo che mentre tutti partecipano al concetto, al concepire il progetto, elaborare il progetto, eccetera. Infine, chi applica, chi effettivamente lavora per l'installazione, magari sono due persone. Στη δεύτερη κατηγορία όλοι πάλι βρίσκονται στη διαδικασία της ιδέας, αλλά στην πραγματοποίηση μόνο μια υπομάδα την πραγματοποιεί και την εφαρμόζει. Poi abbiamo la categoria B, diciamo, il punto B, dove tutti di nuovo partecipano all'ideazione, al concepire l'idea, elaborare, eccetera, ma invece l'applicazione viene effettuata, quindi il lavoro vero e proprio viene svolto da un sottogruppo, da una parte della squadra. Και η κατηγορία τρίτη, η οποία όλα τα μέλη βρίσκονται σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης. Invece poi abbiamo la categoria 3, classe C, dove tutti i membri del gruppo concepiscono, lavorano sull'ideazione e poi tutti insieme lavorano anche per quanto riguarda l'applicazione, quindi il lavoro vero e proprio dell'installazione. Αυτό το εικονίδιο είναι πόσα έργα έχουν προσπαθήσει να ενσωματώσουν την διάδραση του κόσμου. L'icona dello smiley nero, diciamo che cerca di indica i progetti che hanno cercato di coinvolgere, di far partecipare la gente. Και τα κόκκινα είναι αυτά που θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω και ελπίζω να μην βαρεθείτε βλέποντάς τα. Poi quelli in rosso sarebbero quelli che vi vorrei molto velocemente presentare e spero che non vi annoierete.
Οπότε το πρώτο που θα ήθελα να δείξω είναι το Electromedia Works Festival, ένα festival ουσιαστικά electromedia, δηλαδή ηλεκτρονική μουσική. Quindi il primo progetto che vorrei, prima installazione che vorrei presentare si chiama Electromedia Works Festival, che ha ovviamente a che fare con i media elettrici, è un vero e proprio festival. Και εκεί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με πολλές διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, ανάλογα με την δράση. Quindi qua dovevamo affrontare una serie di problematiche diverse che avevano a che fare con l'illuminazione in relazione a ogni azione diversa che dovevamo svolgere. Όπως για παράδειγμα είχαμε ζωντανά show μουσικής. Quindi per esempio avevamo show live di musica, musica dal vivo. E είχαμε να κάνουμε να επιμεληθούμε τους χώρους όπου ο κόσμος, τους χώρους chill out, οι εισόδους στον χώρο. Quindi dovevamo, inoltre dovevamo curare pure dei luoghi ben definiti come le entrate, dove la gente si raccoglie, eccetera. Καθώς και ένα χώρο εκθέσεων. Pure anche uno spazio dimostrativo, uno spazio di όπως και τον εξωτερικό φωτισμό του χώρου. Eppure l'illuminazione esterna di tutto il luogo. Ουσιαστικά είναι το από τα πρώτα μας και μοναδικά έργα τα οποία έχουμε στο εσωτερικό χώρο και μετά από αυτό στην πραγματικότητα προσπάθησαμε να κάνουμε μόνο έργα εικαστικά και σε εξωτερικό περιβάλλον. Allora, questo diciamo che in pratica sarebbe il nostro primo e forse unico, l'unica opera effettuata in luoghi, in spazi interni. Dopodiché abbiamo sempre cercato di lavorare all'esterno e fare illuminazione figurativa. Και αυτή η πρώτη μας φορά ήταν σε σχέση με το ότι ήταν κάπως πιο ιδιωτικός ο χώρος, δεν ήταν τόσο δημόσιο. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα έργα στο εσωτερικό προσπαθούμε να είναι σε δημόσιους χώρους ή σε μουσεία. Mm-hmm. Quindi questo diciamo anche un'altra caratteristica che aveva questa prima installazione era che si trattava di uno spazio piuttosto privato, non era non si potrebbe dire che fosse uno spazio veramente pubblico. Quindi a differenza di questa prima installazione, dopodiché noi abbiamo sempre cercato di lavorare in luoghi pubblici, soprattutto se si pensa a fare un'installazione all'interno. Vogliamo sempre fare installazioni presso luoghi pubblici come musei, per esempio. Βέβαια, περάσαμε και από άλλο είδους project, όπως το Barflight, το οποίο είχε να κάνει με τη νύχτα μουσείων του Rotterdam. Quindi abbiamo avuto a che fare anche con progetti diversi, come per esempio Barflight, che aveva a che fare con la notte dei musei di Rotterdam. Στην οποία το αντικείμενο ήταν να δώσουμε ζωή σε ένα παραμελημένο μπαρ στην άκρη του δρόμου. Quindi lì il nostro obiettivo era di dare vita a un bar abbandonato in un angolo di una strada. Σε αυτό το έργο, ενώ όλοι οι Before Light δούλεψαν στην ιδέα και στο σχεδιασμό, στην πραγματικότητα μόνο ένα ή δύο άτομα την πραγματοποίησαν. Quindi in quest'opera, come dicevamo prima, per farvi capire, hanno lavorato tutti i membri del gruppo per quanto riguarda l'ideazione e l'elaborazione, ma l'applicazione, quindi l'installazione in sé, l'hanno fatta praticamente uno o si potrebbe dire due persone. L'idea ha a che fare con il σχεδιάσουμε e να πραγματοποιήσουμε φωτεινά φαντάσματα. Παλιοί ενδεχομένως θαμώνες του μπαρ. Quindi l'idea che fu elaborata aveva a che fare con il dar vita, diciamo, a dei fantasmi notturni che si potrebbe pensare che fossero ex abitué del bar. Δίνοντας ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι σε αυτό το απομονωμένο, μάλλον σε αυτό το ξεχασμένο μπαρ, ακόμα μέσα του φωτός υπάρχει ζωή. Dando quindi l'impressione che anche in un bar come questo, che è abbandonato, c'è
questa sensazione di vita tramite la luce. Και περνάμε σε μια από τις δημόσιες εγκαταστάσεις μας, η οποία έχει να κάνει με την εναλλαγή του φωτισμού μιας προβλήτας. Quindi adesso possiamo passare alla, a un'altra installazione pubblica, questa volta, che ha a che fare con la, l'alternanza della, dell'illuminazione, della luce dell'illuminazione, presso la banchina del porto di Volos. Ακριβώς όπου υπάρχει αυτή η προβλήτα, η οποία είναι 1,5 χιλιόμετρο. Quindi nel porto di Volos, come vedete, in rosso abbiamo questa banchina che è lunga 1,5 km. Και το αντικείμενο σχεδιασμού ήταν πώς θα μπορούσαμε με αρκετά οικονομικό τρόπο να αλλάξουμε την αίσθηση του φωτισμού. Quindi la, l'oggetto in questione qua era come riuscire a cambiare la luce, l'illuminazione in modo piuttosto economico. Έτσι, ξεκινώντας από το φωτισμό που ήδη υπήρχε σε όλο το μήκος αυτής της, της προβλήτας. Quindi siamo partiti da, dal fatto che in, presso lungo tutta quella banchina c'era già dell'illuminazione pubblica. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ουσιαστικά μια διαβάθμιση του φωτός κατά μήκος της προβλήτας. Quindi abbiamo praticamente cercato di graduare la luce lungo tutta la banchina. Γι' αυτό ξεκινάει από ένα μπλε, το οποίο σιγά σιγά γίνεται κίτρινο, κόκκινο, κίτρινο και πάλι μπλε. Quindi cominciamo da un colore blu che poi diventa giallo, rosso, verde e di nuovo blu. Σε όλο το μήκος αυτής του 1,5 χιλιόμετρο. Lungo tutto 1,5 km, tutta la banchina. Σε διαφορετικά σημεία, η αίσθησή σου είναι ότι αντιμετωπίζεις διαφορετικά φάσματα του φωτός. Quindi in certi punti la sensazione che uno può avere è che ha a che fare con diversi raggi di luce. Σε μια εγκατάσταση που είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει σε σχέση με, το, με την έκταση που καταλαμβάνει. Quindi questa installazione possiamo pure dire che è la, l'installazione più grande che abbiamo mai fatto per quanto riguarda la sua estensione. Και περνάμε σε project που έχουν να κάνουν περισσότερο με την διάδραση του κόσμου ή την, τη συμμετοχή του σε διάφορα στάδια του project. Quindi adesso possiamo passare a dei progetti che hanno a che fare di più con l'interazione, interazione, coinvolgimento della gente oppure con la sua partecipazione attiva in vari stadi, varie fasi del progetto. Ξεκινάμε λοιπόν το 2009 από τη Θεσσαλονίκη, όπου για μία νύχτα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα φωτιστικό event για μία δράση. Quindi possiamo cominciare dal 2009 a Salonico, Tessalonica, dove dovevamo creare per una notte un evento. L'idea era di mettere in diverse lacune che aveva il δρόμος, να τοποθετήσουμε φωτοευαίσθητη μπουγιά. Allora, praticamente l'idea qua è stata di utilizzare i buchi della strada, già esistenti, e di inserire dentro questi buchi una specie di colore fotosensibile. Όπου πατώντας το, οι διάφοροι πλαστικοί θα μπορούσαν, να, χωρίς να το καταλάβουν, να πάρουν αυτή την μπογιά και να αρχίσουν να περπατάνε στον δρόμο. Quindi i passanti, senza rendersi conto, camminando dentro questo colore invisibile, prendevano il colore e lasciavano le loro tracce continuando a camminare. Αυτή η μπογιά μπορούσε να ενεργοποιηθεί με black lights. Quindi questo colore, essendo fotosensibile, si poteva, come dire, attuare, azionarsi
con l'illuminazione black light. Γι' αυτό ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν εντελώς άχρωμο, δεν μπορούσε να το δεις, ενώ τη νύχτα. Quindi durante il giorno ovviamente era completamente invisibile, era incolore, non si poteva vedere, mentre di notte con l'illuminazione era visibile. Προχωρώντας λοιπόν λίγο παραπέρα, σε μια άλλη κατάσταση, η Serial Bulb Killer. Quindi andiamo avanti con un'altra installazione che si chiama Serial Bulb Killer. Ξεκινώντας λοιπόν από μια πολύ ομογενής επιφάνεια από Globus. Quindi partendo da una superficie molto omogenea di globi. Και έχοντας απλά παρουσιάσει, μάλλον σημειώσει στον τοίχο, τρεις συγκεκριμένες σημειώσεις, τρεις συγκεκριμένα σήματα. Quindi abbiamo, come dire, attaccato, annotato soltanto sul muro solo tre ben definite pictografie, direi. Ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπηξίας. Quindi pericolo di shock elettrico. Ότι σε παρακολουθούν. Sei monitorato. Και ότι μπορείς να ρίξεις, αλλά με δική σου ευθύνη. Ma che puoi anche buttare qualcosa sui globi, però a esclusiva responsabilità tua. Ο κόσμος άρχισε να παίζει σε αυτό το παιχνίδι. La gente ha cominciato a partecipare a questo gioco. Και γι' αυτό η διάδραση, η εγκατάσταση σε κατά τη διάρκεια τριών μηνών, αλλάζει συνεχώς. Quindi per questo motivo proprio l'installazione nella sua durata di tre mesi era sempre diversa. Αυτή η κατάσταση κάποιοι την είχαν συζητήσει πολιτικά με γεγονότα που έγιναν το 2008 στην Ελλάδα με το θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Allora, questa installazione molta gente l'aveva legata, diciamo, a delle situazioni, a una situazione brutta che c'era in Grecia nel 2008, collegata anche alla morte di un ragazzo molto giovane. Αλλά η δική μας προσπάθεια ήταν περισσότερο να μην κάνουμε ένα πολιτικό σχόλιο, όσο του να ξεκινήσουμε ακριβώς να εμπλέκουμε τον κόσμο στα έργα μας. Ma il nostro tentativo vero non fu tanto di fare un qualche commento politico, ma tentare in tutti i modi di coinvolgere la gente in queste installazioni. Σε αυτό λοιπόν το νήμα του σκέψεων, το νήμα της εργασίας μας. Quindi questo processo, questo filo del nostro pensiero. Συνέχισε με μια άλλη κατάσταση η οποία έχει να κάνει σε μια έκθεση για το φωτισμό και την πρόοδό του από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. È continuato con una nuova installazione presso una mostra per l'illuminazione dai tempi antichi fino ad oggi. Και η ιδέα μας ήταν, επειδή βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι του σύγχρονου φωτισμού, η πρόθεσή μας ήταν να κάνουμε μια παρουσίαση, με έναν τρόπο πιο εικαστικό βέβαια και διαδραστικό, των σημερινών lampadino fondismo. Quindi la nostra idea fu, siccome come installazione dovevamo fare l'installazione nell'ultima parte di questa mostra, l'ultima parte per il pubblico ovviamente, la nostra idea quindi fu di fare una specie di presentazione, ma in modo ovviamente figurativo, artistico, delle luci di tutte le luci che si usano oggi nel mondo contemporaneo. Γι' αυτό ουσιαστικά σε ένα διαφανές μικρό δωμάτιο με φτιαγμένο από plexiglass προσπαθήσαμε να χωρέσουμε όλο τον σύγχρονο φωτισμό.
Quindi praticamente abbiamo preso un cubicolo, una specie di piccola stanza trasparente fatta di plexiglass e abbiamo tentato di inserire nel suo interno tutte le luci possibili che esistono oggi. Και φυσικά να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να αποφασίσει ποιο θα ανάβει και ποιο θα σβήνει. E quindi dare anche la possibilità al pubblico di decidere quale spegnere, quale accendere, eccetera. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια επίσης της εγκατάστασης, πολλές διαφορετικές συνθήκες μπορούσαν να παραχθούν, αναλόγως στη διαθέση του κόσμου. Per questo motivo proprio, durante, la, durante tutta l'installazione, si sono prodotte delle situazioni completamente diverse in base anche alla disposizione della gente. Και σε αυτό, με αφορμή αυτή την εγκατάσταση, ξεκινήσαμε να βλέπουμε και πώς ο, και όχι μόνο οι μεγαλύτεροι, αλλά και οι μικρότεροι, μέσω εκπαιδευτικών, μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων, μπορούν να αρχίσουν να έχουν επαφή με το φως. Quindi, grazie, anche grazie a questa installazione, abbiamo visto come non solo gli adulti, ma anche i più piccoli possono interagire e avere un contatto e giocare con la luce, quindi poter poi produrre, creare, produrre laboratori per l'illuminazione per i più piccoli. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία προσπαθήσαμε να εξερευνήσουμε όχι μόνο τον τρόπο που κάποιος πάει και ανάβει και σβήνει το φως, αλλά και κάποιος μέσω της παρατήρησής του ή της θέσης του μπορεί να αντιληφθεί διαφορετικά πράγματα. Quindi in questo processo abbiamo cercato anche di capire non soltanto come qualcuno va ad accendere e o spegnere la luce, ma come anche uno osserva, può osservare la luce in base alla, alla sua esperienza e in base anche al, alla posizione fisica in cui si trova. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω την επόμενη εγκατάσταση, γι' αυτό το argument, δηλαδή θα χρησιμοποιήσω αυτή την εγκατάσταση, η οποία έχει να κάνει ακριβώς με ένα παιχνίδι προοπτικής και φωτός. Quindi per questo motivo userò la, la prossima installazione che ha a che fare appunto con un gioco di, di luci. Σε αυτή λοιπόν την εγκατάσταση... E di prospettiva, scusate. Ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν την εγκατάσταση το... Υπάρχει ένα σύμβολο, ένα μνημείο στη Θεσσαλονίκη, ο Λευκός ο Πύργος. Quindi adesso a Salonico esiste questo monumento simbolo che è la, la Torre Bianca. Γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι θα ήταν που ελάχιστοι Θεσσαλονικοί γνωρίζουν τις διαστάσεις του. Diciamo che pochissimi abitanti di Salonico conoscono le sue dimensioni reali. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό αλλά και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο να παρουσιάσουμε τις πραγματικές διαστάσεις του Λευκού Πύργου. Quindi abbiamo pensato che sarebbe molto sarebbe di grande aiuto, ma anche un gran bel gioco presentare le vere dimensioni di questa Torre Bianca. Αυτό όμως μπορούσε να συμβεί μόνο στην πραγματικότητα από την θέση ενός ιδανικού θεατή. Questo però potrebbe diventare realtà soltanto dalla prospettiva di un spettatore ideale, diciamo. Γι' αυτό και γιατί η εγκατάσταση κανονικά βρίσκεται κατά μήκος όλου του δρόμου. Quindi l'installazione in realtà si trova lungo tutta la strada. Και μπορεί ακριβώς να παράξει διαφορετικές εικόνες αναλόγως με το που βρίσκεσαι, αλλά και φωτιστικές συνθήκες κατά μήκος αυτού. Quindi può produrre, in questo modo può produrre diverse immagini in base a dove si trova lo spettatore. È lungo tutta appunto la, la via. Ok, next one. Prossimo. Είναι μια εγκατάσταση η οποία κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι μέσα στα πλαίσια της 4ης Biennale Θεσσαλονίκης. Un'installazione fatta l'estate scorsa nell'ambito della Biennale di Salonico.
Και είχε να κάνει με ουσιαστικά μία περιοχή η οποία το κέντρο της χαρακτηρίζεται από ένα τουρκικό τζαμί. Quindi aveva a che fare con un quartiere, diciamo, un'area ben specifica di Salonico, caratterizzata da, come vedete, da questa presenza di una moschea. Ουσιαστικά το περιβάλλον χώρος αυτού του τζαμιού είναι το εσωτερικό αυτών των πολυκατοικιών και του κόσμου που το χρησιμοποίησαν δημόσιο χώρο. Quindi l'ambiente circostante di questa moschea in pratica è l'interno di questi palazzoni attorno alla moschea. Και γι' αυτό προσπαθώντας να καταλάβουμε τι μας δίνει από τη μία η κληρονομιά της μονομοθανικής θρησκευτικής αρχιτεκτονικής. Quindi da una parte abbiamo cercato di capire cosa ci può dare l'eredità dell'architettura ottomana. Και από την άλλη να προσπαθήσουμε... Religiosa, scusate. Και από την άλλη να προσπαθήσουμε να το φέρουμε στο σήμερα συσχετίζοντάς το με τον κόσμο. Quindi dall'altra parte abbiamo cercato di capire cosa ci dà oggi questa moschea e come possiamo relazionare questa moschea con la gente che ci abita attorno. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την ιδέα του να χρησιμοποιήσουμε τα QR codes, τα οποία μπορούν να διαβαστούν και να σε πάνε σε ένα ψηφιακό χώρο. Quindi abbiamo avuto questa idea di utilizzare questi QR codes che possono essere letti tramite gli appositi lettori e ti possono portare in un luogo digitale. Και να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μια διάτρητη οροφή από τα QR codes τα οποία θα έχουν πληροφορίες του σήμερα. E quindi abbiamo pensato di creare un soffitto perforato tramite o grazie a questi QR codes che ti avrebbero portato all'oggi. Ταυτόχρονα, μια ομάδα για δύο μήνες προσπάθησε να συνομιλήσει με όλους τους κατοίκους της περιοχής και να βγάλει φωτογραφίες. Contemporaneamente, una parte del gruppo ha provato per due mesi di discutere con tutti gli abitanti del luogo e anche a fare delle foto. Και αφού τοποθέτησαμε αυτή την οροφή ουσιαστικά στο αυτού του τζαμιού, ο κάθε κώδικας μπορεί να διαβαστεί και να σε πάει ουσιαστικά σε ένα σημείο της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Quindi praticamente qua abbiamo installato questo soffitto fatto di codici. Ognuno di questi codici può essere letto e dopo nel mondo digitale ti riporta in un punto preciso della vita quotidiana di un abitante. Come per esempio una foto con questa ragazza. O se differenti δράσει των κατοίκων σε σχέση με αυτό. Oppure altre azioni diverse degli abitanti. Προσπαθώντας ακριβώς να σχετίσουμε αυτό που παραλαμβάνουμε και το τζαμί με αυτό που συμβαίνει σήμερα σε σχέση με αυτό. Quindi provando così a relazionare ciò che ci è stato consegnato, che è la moschea, appunto in relazione a quello che abbiamo e che viviamo oggi, quello che fanno gli abitanti circostanti. Μια από τις τελευταίες μας εγκαταστάσεις στην πιο πρόσφατη, η οποία εγκαινιάστηκε πριν δύο εβδομάδες. Allora, una delle nostre ultime installazioni, forse la più recente, l'abbiamo aperta due settimane fa. Ονομάζεται Athenion και έχει να κάνει με το παιχνίδι της Αθήνας και του Νέων, αλλά και της Νέας Αθήνας. Si chiama Athenion, un gioco di parole che ha a che fare con Athena, Atene, l'illuminazione del neon, che però in greco vuol dire anche nuovo. Οπότε έγινε πρόσκληση από τη διοργάνωση το να πραγματοποιήσουμε μια εγκατάσταση σε αυτή τη στοά
των εμπόρων, λέγεται μια στρά στην Αθήνα η ονομασία της εμπόρων. Siamo stati quindi invitati da un'associazione a, a operare, a fare un'installazione presso questa non mi viene il termine, scusate. Arcade? Sì, la Galleria dei Commercianti, si chiama proprio Galleria dei Commercianti ed è nel, nel centro storico di Atene. Alla Simbera in dellos dellos apoxenomenos, dellos abbandonati. Quindi sì, è una, oggi è una galleria che è completamente abbandonata. Che idea, λοιπόν, ξεκίνησε από το πώς θα μπορούσαμε πάλι χρησιμοποιώντας στοιχεία αυτής της παλιάς τοάς, στοιχεία της ζωής της παλιάς τοάς. Quindi l'idea che abbiamo avuto qua è sempre stata fondamentalmente come utilizzare elementi della vita passata di questa galleria. Σκεφτήκαμε ότι γενικότερα στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλές ταμπέλες, επιγραφές των παλιών καταστημάτων που έχουν κλείσει είτε λόγω κρίσης είτε λόγω συνταξιοδότησης των ενίκων. Abbiamo pensato che in centro, ad Atene, ci sono molte insegne più o meno diciamo, in stato di abbandono, sia perché si tratta di negozi chiusi a causa della crisi o perché sono stati abbandonati, chiusi perché i proprietari sono andati in pensione, eccetera. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον κόσμο να προσπαθήσει να εντοπίσει τέτοιες επιγραφές και να μας συστήλει, δίνοντάς μας ακόμα στοιχεία επικοινωνίας με τους, με τους ιδιοκτήτες. Quindi abbiamo chiesto a, a tutta la gente di fare delle foto e di inviarcele per email, eccetera, e magari anche di metterci in contatto con i vecchi proprietari di, di questi negozi, quindi di queste insegne. Εμείς συλλέξαμε αυτές τις επιγραφές και ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιο εργαστήριο για να τις επαναφέρουμε σε αρχή τους μορφή. Abbiamo selezionato quindi queste insegne, abbiamo cercato di, di fare anche dei laboratori per riportarle al loro splendore, splendore iniziale. Και σιγά σιγά να τις τοποθετήσουμε κατά μήκος αυτής της τοάς. E quindi installarle durante, lungo tutta, tutta la galleria. Το αποτέλεσμα, όσοι το είδαν στο Facebook, είχε να κάνει με ακριβώς μια φωτεινή οροφή, γεμάτη από στοιχεία ψηφίδες του παρελθόντος, της εμπορικής δραστηριότητας του παρελθόντος. Quindi si può vedere anche su Facebook questo risultato qua. È un risultato che ha a che fare con tanti piccoli tasselli del passato, tante insegne, diciamo, dell'Atene, di un'Atene passata che sono state rinnovate, restaurate e messe, questi tasselli sono stati restaurati e messi a disposizione. Κάθε επιγραφή έχει τη δική της ιστορία και, το, και τη δική της, να το πούμε έτσι, nostalgia πάνω της. Quindi ciascuna di queste insegne ha la sua storia e si potrebbe dire anche una sua nostalgia addosso. Και κάποιες νομίζουμε ότι είναι πολύ ιδιαίτερες, όπως αυτή εδώ που δείχνει, που λέει για κάποια ποδήλατα Δυτικής Γερμανίας. Ovviamente ci sono, ognuna è particolare, ma ci sono alcune molto particolari, come quella là in fondo che indica Vasilis, che pubblicizza delle biciclette della Germania dell'Ovest. Και επίσης από την άλλη πλευρά της ΤΟΑΣ, καθώς η πρόσβασή της είναι σε δύο επίπεδα, ο τρόπος που αυτή φαίνεται από, την πιο κάτω, από τον πιο κάτω δρόμο. Quindi questo è l'altro lato della galleria. C'è un dislivello, quindi qua si può notare come si vede dal, dal retro, dall'altro lato. Αυτή ήταν ουσιαστικά η παρουσίαση με τα project και θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ μια μικρή, ένα μικρό διάλειμμα για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε πάνω σε αυτά. Και μετά έχω περισσότερο
με μεγαλύτερη αναλυτική παρουσίαση για κάποιο συγκεκριμένο project. Allora, questa è stata la mia presentazione per quanto riguarda il gruppo, il collettivo e i nostri progetti. Direi che qua possiamo magari fare un intervallo, aprire un dibattito, o magari se mi volete chiedere qualsiasi cosa sui progetti, eccetera. E mentre dopo potrei anche fare una presentazione più analitica su un progetto specifico. Για 6 μήνες θα βρίσκεται εκεί και μπορεί να είναι και παραπάνω. Per 6 mesi sarà questa installazione, forse anche un po' di più. Μετά κανείς δεν ξέρει. Dopo non si sa, si vedrà. Επειδή το κύριο αντικείμενο μας είναι ο οικαστικός φωτισμός, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μας ζητήσει οικαστικό φωτισμό για μόνιμο χρόνο. Quindi, allora, il nostro oggetto principale è l'illuminazione figurativa, quindi è un po', direi, difficile, piuttosto difficile che qualcuno ci chieda di fare un'installazione di illuminazione figurativa permanente. Οπότε δεν είναι ότι εμείς αρνούμαστε τέτοιου είδους προτάσεις, όσο ότι στην πραγματικότητα η φύση των εγκαταστάσεων που κάνουμε δύσκολα έχει παραπάνω διάρκεια. Diciamo che non è che noi rifiuteremo delle proposte del genere, è solo che la natura stessa delle installazioni che facciamo non avrebbe un carattere permanente. Έχει να κάνει πολύ με τον τρόπο που τίθεται το θέμα για μας, που τίθεται το πρόβλημα ή που τίθεται το ερώτημα γιατί επεμβαίνουμε σε ένα χώρο. Sì, diciamo che ha poi a che fare molto con noi stessi, con le domande che ci poniamo noi su che cosa vogliamo fare, qual è la nostra opera, la nostra installazione, come la vogliamo. La pregunta, l'argomento. Ah, tu esiti, ma tu, sì, l'argomento, la domanda. Chi vi ha incaricato e quanto è costato il progetto e quanto è durato? Este proyecto. Yo... Sí. Ah, ok. Αυτό ήταν μια διοργάνωση από κάποιους νεαρούς αρχιτέκτονες σε συνεννόηση με το Δήμο. Allora, si tratta praticamente il committente. Si tratta di un'associazione di giovani architetti che però hanno collaborato con il comune di Atene. Και ουσιαστικά προσκαλέσανε δημιουργικές ομάδες να επεμβούν στο ΑΚΑ κατά τη διάρκεια 2 μηνών. Quindi hanno invitato, questa associazione ha invitato dei gruppi creativi di giovani ad agire per un paio di mesi ognuna all'interno di questa galleria. Σε κάθε γκρουπ είχαν ένα προϋπολογισμό περίπου 500 ευρώ. Per ogni gruppo c'era un budget di circa 500 euro. Αλλά σε σχέση με εμάς, τους είπαμε ότι αυτό είναι αδύνατο να κάνουμε κάτι με αυτό το budget. Noi gli abbiamo detto che per noi era impossibile fare qualsiasi cosa con questo budget. Οπότε ζητήσαμε να προσθέσουν ακόμα ένα μηδενικό και να γίνει 5.000. Gli abbiamo chiesto di aggiungere uno zero e quindi 5.000. Οπότε με αυτό το budget προσπαθήσαμε να κάνουμε όλη αυτή την εγκατάσταση. Quindi con questo budget e qualche sponsorizzazione, diciamo, abbiamo fatto questa installazione. Total. Sì.
σύνολο 5.000 συγχορηγίες που οι οποίες ήταν γύρω σε 1.500 ευρώ. Allora le sponsorizzazioni circa 1.500 euro in più. Che reazione avete avuto dalle persone? Cioè, voi passate un messaggio anche di cercare di fare interessare le persone all'illuminazione così, ma la reazione delle persone è sempre diciamo superficiale a livello di gioco, oppure avete avuto anche delle reazioni, dei feedback più profondi? Ok. Ναι, γενικά έχουμε όλο τον ειδών της. Ερώτησε γενικά αν η αντιδράση του κόσμου είναι σε σχέση είναι με το... Είναι μόνο επιφανειακές, να παίξει με το φως ή έχει και πια κάποια συμμετοχή, αφήνει παρατηρήσεις, σχόλια. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα έχουμε αντιδράσει όλων των ειδών. Μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος, μάλλον είναι κάτι αρκετά... Allora, intanto possiamo dire che abbiamo una vasta gamma di reazioni di tutti i tipi, Cioè, diciamo che la reazione, quella, soprattutto quella istantanea, quella la prima, prima vista. Che prima vista, λοιπόν, πολλέ φορέ έχει να κάνει με το ότι πάντα το φω προκαλεί με έναν τρόπο ή το θαυμασμό ή την τη δυσαρέσκεια σχεδόν άμεσα. Diciamo che in modo più o meno immediato abbiamo notato che in questo modo più o meno immediato la luce può provocare o ammirazione oppure schifezza. Tra virgolette. Ναι, με έναν τρόπο που φαίνεται πολύ καθαρά, δηλαδή δύσκολα κάποιος μπορεί να προσποιηθεί ότι κάτι του αρέσει ή κάτι δεν του αρέσει, αν όντως δεν είναι έτσι. Sì, poi diciamo che si tratta anche di un modo che si può notare chiaramente, perché è difficile con la luce che qualcuno possa pretendere che gli piaccia o che non gli piaccia. Οπότε η προσπάθεια πολλές φορές είναι να μην δώσουμε μόνο την εμπειρία του φωτός, η οποία αυτή καθεαυτή είναι άμεση, αλλά να τη συσχετίσουμε και με άλλα επίπεδα που έχουν να κάνουν με πληροφορία. Quindi lo sforzo in più che facciamo è di non dare solo di non avere solo un primo impatto con la luce in sé, ma di aggiungere altri livelli di interazione con la luce. Όπως για παράδειγμα εδώ που πέρα από την πρώτη αντίδραση του κόσμου, αν του άρεσε το φως έτσι όπως είναι, σε σχέση με την θερμότητά του, με την έντασή του. Quindi anche qua, in questa installazione, c'è una prima reazione della gente che gli può piacere o meno l'intensità della luce, il calore della luce, il colore. Αλλά πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, είτε επειδή είναι γραφίστες, είτε επειδή είναι παππούδες, είτε επειδή είναι αρχιτέκτονες, παρατηρούν πράγματα που έχουν να κάνουν είτε με την παλιά εμπορική εικόνα της Αθήνας, είτε με τον τρόπο που τα γράμματα, τα παλιά γράμματα, μάλλον φτιάχναν τις παλιές επιγραφές. Ναι. Οπότε... Sì, però diciamo che poi dipende anche dal livello del pubblico, il pubblico che partecipa, perché diciamo che qua ci sono arrivati dei nonni, o ci sono arrivati degli architetti, o dei grafici, della gente, insomma, che erano più addetti, se vogliamo dire, ai lavori e quindi potevano anche osservare, avere la nostalgia o osservare i font con cui si preparavano le insegne, che erano font vecchi o più nuovi, eccetera, eccetera. Οπότε, αυτό, η προσπάθειά μας είναι να δημιουργήσουμε όσο δυνατόν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον φωτός και πληροφορίας που να κάνει. Quindi il nostro tentativo vero è di creare un ambiente integrato, diciamo, un ambiente integrato di luce ma anche di informazione. Αυτό.
C'è stato qualche reazione a livello di negozianti che hanno voluto riaprire il negozio dopo questo intervento? Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε μια τέτοια αντίδραση. Ωστόσο, πολλές από τις επιγραφές, επειδή μιλήσαμε με τον κάθε ένα ιδιοκτήτη αυτών των παλιών επιγραφών, πολλοί από αυτοί δεν μπορούσαν να φανταστούν ξανά. Μάλλον, δεν μπορούσαν να... δεν περίμεναν να ξαναδούν σε ζωή αυτή την πινακίδα. Va bene, diciamo che finora non abbiamo avuto una reazione, non è stata riscontrata una reazione del genere, però di fatto abbiamo avuto modo di conoscere, di parlare con i proprietari di ciascuna di queste insegne e quello che è il feedback, diciamo, in generale è che questa gente qua, i vecchi proprietari, semplicemente non si aspettavano mai di rivedere di nuovo in vita queste insegne. Questo. Sull'illuminazione, quella sul muro, quella molto lunga. Panchina? Sì. Sì. Gli apparecchi sono stati messi da voi, è stata autorizzata o è stata una cosa che avete fatto in maniera autonoma? E poi sempre su questo, anche se la risposta è stata data adesso, da un lato è molto poetico, dall'altro però è anche un po', immagino, un pugno nello stomaco, no? Rivedere accese tutte le vecchie insegne. È stata vista da qualcuno come un intervento anche un po' pretenzioso, no? Sfruttare un qualcosa di ormai chiuso per... fare un'installazione, forse no, ma c'è stato qualcuno che ha avuto questo impatto tra le persone. Ας απαντήσω το δεύτερο πρώτο κομμάτι. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, για πάρα πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, υπάρχει μια οικονομική κρίση, η οποία, εντάξει, έχει κατακλείσει τα πάντα. Allora, diciamo che penso sapete già, ad Atene c'è una crisi economica e non solo, piuttosto generalizzata. Si nota ad occhio nudo. Che δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν τα παλιά μαγαζιά που έχουν κλείσει και θέλουμε να κάνουμε κάποιο πολιτικό σχόλιο πάνω σε αυτό. Quindi non è semplicemente i negozi vecchi che sono stati chiusi, non è che noi vogliamo fare un commento politico su questo. Ούτε ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νοσταλγία για να πούμε πώς ήταν η Αθήνα πριν την κρίση. E neanche sfruttare questo tipo di nostalgia per dire, commentare com'era Atene prima della crisi. Sì, perché το θέμα ήταν ακριβώς ότι ο τρόπος που κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν να φέρουμε μπροστά το ότι μπορούμε να ανακυκλώσουμε έναν τρόπο, να επαναχρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο είναι καθημερινό, αλλά δεν του δίνουμε σημασία. Allora, il modo, la modalità con la quale abbiamo portato avanti tutto questo processo è stato, come dire, focalizzato sul fatto di ripescare degli oggetti quotidiani che sono lì, li vediamo tutti i giorni, sono abbandonati, però possono essere riciclati, o meglio, riutilizzati. Γι' αυτό και από το πρώτο open call που κάναμε, τα εργαστήρια τα οποία επίσης πραγματοποιήσαμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, όλος ο κόσμος που συμμετείχε και σε αυτά, αλλά και με την επικοινωνία που κάναμε προς τα έξω, δεν μπορούσε να φανταστεί πώς
θα φαινόντουσαν ξανά αυτά τα πράγματα, αυτές τις πινακίδες. Allora, quindi noi abbiamo fatto una open call, no? una chiamata aperta per essere aiutati da chiunque volesse. Poi abbiamo fatto anche dei laboratori aperti al pubblico per il restauro di queste insegne, con la partecipazione attiva della gente, del pubblico. Quindi la stessa gente che ha anche partecipato o che ci ha aiutato a scoprire, a prendere le insegne, eccetera, non sapeva cosa aspettarsi, non si aspettava che questi oggetti potevano essere così riciclati, riutilizzati. Οπότε περισσότερο δεν πατήσαμε στην νοσταλγία σε καμία φάση της επικοινωνίας μας, αλλά ακριβώς στην καινούρια ματιά κάποιο αντικειμένο που είναι καθημερινό. Quindi nella nostra comunicazione verso l'esterno non è che abbiamo puntato sulla nostalgia, mai. Non c'è stato nessun passaggio del genere. Abbiamo semplicemente puntato su come un oggetto vecchio, abbandonato, non sfruttato, può essere di nuovo visto oggi. Και για την Προβλήταν είχαμε πάρει κάποια άδεια που είχε να κάνει με το λιμεναρχείο για να τοποθετήσουμε αυτά τα φίλτρα για τρεις μέρες. Sì, per quanto riguarda invece la banchina di Volos, del porto, dovevamo per forza prendere una specie di permesso per mettere i filtri cromatici per soli tre giorni. Vasilis, so you are trying to say that this was only aesthetic proposal? No. Okay. It's not only aesthetic. It's not. No. What? Sorry. No, because I cannot split politics and nostalgia. Yes, of course. From this always. Image, you know. No. Always there is a mix of intentions and at the end of results. Hmm. But the idea is what you because the base of our intervention is also the communication with the people is very yeah, basic. The work with. Yes, we work also with this kind. So. In that part, it's critical what message you want to communicate. So, if you are starting to say that I want to create a museum of old fixtures, of all these light fixtures, everybody will start to think, okay, you are going to take the old fixture and to make a nostalgic corridor, and so the critic is going there. No, we just. Come out with an argument that everybody can how can call that can believe in a new way, in a new perspective. Mm-hmm. So our new perspective is to say in that case, for example, that that there is plenty of things that we can only observe and indicate in our everyday life. Mm-hmm. This. And then, with a kind of process, to reuse it in another way, could be this way, could be another way. It's a way not to propose one only discourse or or meaning. Exactly. So people can perceive and build their own meaning and their own discourse. Okay, that was. Una domanda, non so se poi ne parlerai nella presentazione di dopo. Tutti questi progetti vengono dalla richiesta di un committente o se avete un'idea fate voi la proposta e cercate un committente? Ok. Στην πραγματικότητα μέχρι τώρα τα περισσότερα project, περίπου το 90% των project, έχουν να κάνουν με προσκλήσεις που έχουμε δεχτεί από διάφορους διοργανωτές. Allora. Diciamo che circa il 90% dei progetti, delle installazioni che abbiamo fatto finora sono state fatte su invito di svariati committenti. Μόνο ένα ή δύο project και συγκεκριμένα ένα τελευταίο που αν έχω το χρόνο θα το δείξω μετά, έχει να κάνει με το ότι εμείς σκεφτήκαμε
όλη τη διαδικασία και οργάνωσης και στην πραγματικότητα τρέχουμε και το εικαστικό και το οργανωτικό μέρος. Allora, solo un paio di progetti in realtà sono stati, come dire, da zero a completamento ideati, portati avanti da noi anche a livello di organizzativo. E se avrò tempo dopo, ho abbastanza tempo a disposizione, vi posso mostrare un ultimo progetto che stiamo ancora, su cui stiamo ancora lavorando, che vogliamo fare, per il quale diciamo noi abbiamo avuto l'idea, abbiamo avuto anche l'idea di come e dove organizzare, e quindi anche tutta la parte logistica è a carico nostro. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Holmi, Rotterdam. Πες αυτό για να πω. Allora, attualmente siamo a Stoccolma e Rotterdam. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα. Σαλονίκο, Αθήνα, Λάρισα. Αυτή τη στιγμή. Attualmente. Κατά τη διάρκεια των 7 χρόνων, μέλη βρισκόντουσαν σε... Durante, diciamo, tutti i 7 anni passati. San Francisco, Barcellona. I membri erano sparsi. Sì, France, Paris. Parigi, London. San Francisco, Barcellona, Londra. E lavorate a distanza? Sì, via Skype. Cada settimana facciamo sicura. Quindi ogni settimana si tiene una Skype conference. Una conferenza Skype. Però poi per le azioni c'è un po' di organizzazione. Όπως ακριβώς εξήγησα, είναι... Come ha spiegato durante la presentazione, la prima parte della presentazione, succede che si fa... Mentalmente si lavora tutti insieme, l'ideazione e l'elaborazione del progetto si fa tutti insieme o tutti partecipano con qualche cosa, ma spesso e volentieri l'attuazione, l'installazione in sé lo fanno uno, due persone oppure diciamo una parte del gruppo, a volte anche tutti insieme, a volte anche tutti insieme. Non litighiate mai. Già con queste potenze. No. No. No comment. No. Έχουμε τριφτεί τόσο πολύ μεταξύ μας που έχουμε στήσει δομές τέτοιες που να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε στη διαδικασία της παραγωγής τους τσακωμούς. Diciamo che siamo ormai talmente consumati tra di noi, ci conosciamo talmente tanto che come dire, si sono instaurati certi processi per i quali quando si lavora non si litiga, ecco. Che i tsakomi hanno a che fare kirios me to proto komati ton ideon, kirios. Quindi magari si litiga, se si litiga soprattutto nella prima fase, nella fase dell'ideazione. Che στην πραγματικότητα, επειδή πολλές φορές, καθώς είμαστε 9 άτομα, βλέπουμε ότι η πραγματοποίηση μιας ιδέας που είναι περισσότερο στο δρόμο, στη σκέψη κάποιου, να το πω έτσι, κάποιον, βλέπουμε ότι πολλές φορές ήταν πολύ πιο ωραία από ό,τι εμείς οι υπόλοιποι είχαμε φανταστεί. Άρα αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που μας δίνει την κατανόηση του ότι δεν είναι τόσο πολύ το σημαντικό να τσακωθούμε πάνω σε αυτό. Allora, quindi, ecco, durante questo processo, magari poi succede anche che, essendo in nove a dover ideare, collaborare, discutere, eccetera, può capitare, anzi capita, che ci rendiamo conto che magari l'idea o l'ideazione più bella la può avere uno o due. E quando viene espressa, la cosa bella è che noi ci rendiamo conto che effettivamente questa idea è più bella di quella che magari noi avevamo immaginato, gli altri avevano immaginato, per cui è anche il suo bello, diciamo, così ci,
abbiamo anche l'abilità così di non litigare, perché riusciamo ad essere collaborativi, comprendere. Σε αυτό το project δουλέψαμε στην πραγματοποίηση του 7 άτομα με μια οργάνωση που στην πραγματικότητα ήταν 3 άτομα συνεχώς στην οργάνωση της παραγωγής του. Allora, questo progetto particolare qua, l'ultimo, effettivamente abbiamo lavorato in 7. In 7 hanno, diciamo, realizzato il progetto. 3 dei quali, soltanto 3, erano sempre e comunque attivi nel organizzare tutto, l'organizzazione dell'installazione. Και γενικά θέματα της οργάνωσης μπορούμε να τα συζητήσουμε και λίγο μετά με το επόμενο project που θα κάνουμε, που θα δείξουμε, όπως τι δομές χρησιμοποιούμε, πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας και τέτοια. Comunque, volendo, poi ne parleremo. Entreremo più nel dettaglio di come si fa questo processo, di come si collabora con la prossima presentazione che dovrei fare su un progetto specifico.